Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare due palestre, quella di Sabrina a Zafferanopoli e quella di Giovanni, in generale del Team Rocket, a Smeraldopoli. Detto ciò, quindi andiamo a vedere se il signor Psyche, dopo aver liberato la città di Zafferanopoli, può darci finalmente quell'MT che in teoria dovrebbe darci, l'MT psichico. Vediamo, eh. Altro, non dire una parola. Volevi questo? Ok, ce la dà dopo aver liberato la città. A questo punto, mentre vi invito a lasciare un bel mi piace come al solito, a commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di queste due palestre su Pokémon Giallo, e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, andiamo a vedere se qualcuno può imparare psichico. Solamente Snorlax. E non è il caso di insegnare psichico a Snorlax, detto sinceramente, non ha molte statistiche speciali. Quindi, dato che non abbiamo nessuno a cui insegnarlo, direi di depositare subito. Anzi, vendere direttamente questa MT dopo aver. Anzi, no, la depositiamola che può sempre tornare utile, dopo tutto è psichico. Cioè, non stiamo parlando di qualcosa di schifoso da vendere, stiamo parlando di una delle MT più forti del mondo. Allora, depositiamo questo e la Master Ball. No, non volevo depositare la bicicletta, mannaggia voi. Allora, andiamo a depositare la Master Ball, dato che non la useremo mai, per adesso perlomeno. E poi vediamo un po', l'apri porta da depositare, assolutamente sì. Poi, questi sono da vendere volendo. Depositiamo anche il Revitalizzante Max, lo prenderemo una volta arrivati alla Lega. E ho anche delle Pokéball, no, il Pokéflaut, ok. Le Mega Ball le posso depositare, tanto non mi servono per adesso. E ci liberiamo un altro slot nella borsa. E poi queste MT devo rivedere cosa sono un attimo e decidere se vendere. Riprendiamoci però anche la bicicletta, grazie. Anche se effettivamente non è che mi serva poi così tanto la bicicletta, devo dire la verità, però la prendiamo comunque. Una volta superata la pista ciclabile, ecco, non volevo prendere la mappa città qua. È un attimo che premi una volta in più il pulsante A e davvero prendela qualunque. Allora, diamo un'occhiata a questa MT. Abbiamo già depositato Psichico, quindi tu sei riduttore. Riduttore non è male, potremmo insegnarla a qualcuno. E Danza Spada invece la possiamo vendere tranquillamente. Allora, riduttore direi di insegnarla. Allora, la possono imparare tutti. A Pikachu non sarebbe male al posto di Schianto. Oppure a Pidgeot non sarebbe male in realtà. Perché gli altri hanno già delle mosse buone. Facciamo che la insegno a Pikachu al posto di Schianto. Vai, sì. Ecco qua. Via Schianto. E prenditi il riduttore. Perfetto. A questo punto possiamo andare nel Pokémon Market e vendere quella Cianfrusaglia che ci è rimasta, ovvero la MT e la precisione X, che è una cosa che non useremo ovviamente mai. Ecco qua. Vai, vendi. E andiamo a vendere appunto MT-03 e la precisione X. Perfetto. E a questo punto si può andare direttamente nella palestra. Ci manca un solo livello a Charizard per fargli imparare Lanciafiamme, vi ricordo. E per di più abbiamo anche il dojo volendo da sfidare, eh. Quindi direi di iniziare direttamente con il dojo. Tanto probabilmente one shotteremo tutti i Pokémon e faremo fare uno o due livelli a Pidgeot. Sarà una cosa molto veloce. Useremo attacco d'ala e volo in continuazione. Attacco d'ala sui Pokémon più deboli come Mankey o Machop. E volo invece sulle loro evoluzioni. Oddio, non so se attacco d'ala riesco a one shottare Machop. Vediamo. Vediamo, eh. Ok, brutto colpo, quindi non potremo saperlo. Vediamo se ne ho un altro, lo uso ancora. Ok, Mankey penso che venga invece one shottato tranquillamente da attacco d'ala. Mankey ha molta meno difesa. Infatti. E vediamo Primeape. Primeape invece userò volo tranquillamente, così da non rischiare. Vai.
colpo karate, noi lo evitiamo e andiamo di volo. Perfetto. E abbiamo battuto il cintura nera. Vai, sfidiamo il secondo. Poi non andrò nemmeno a prendere i Pokémon che sono lì dietro, perché non mi interessa in questo Let's Play prendere i Pokémon. Mi interessa solamente andare avanti con questa squadra. Ora riproviamo ad usare l'attacco d'ala. Brutto colpo di nuovo, peccato. Quindi non sapremo ancora se con attacco d'ala saremmo riusciti a ucciderlo in un colpo solo, mentre con lui andiamo di volo. E sapete che forse nemmeno con volo lo tiriamo giù in un colpo? Ok, brutto colpo anche con lui. Purtroppo non possiamo conoscere il reale esito di questa battaglia. Ti darei un punto, grazie. Vai, sfidiamo il terzo allenatore del dojo. Come vedete è una cosa che si fa molto velocemente avendo un Pidgeot o avendo comunque in generale un Pokémon di tipo volante o un Pokémon di tipo psico. Ok, contro questo Primeape andremo direttamente di volo. Perfetto. E Pidgeot sale a livello 41. Bene. E andiamo a sfidare il penultimo. Allora, Mankey andremo di attacco d'ala semplicemente. Vai. E effettivamente, avendo saltato Zafferanopoli, ci eravamo mangiati un bel po' di livelli sui Pokémon, eh? Cioè, tra Sylph, il dojo e la palestra, tutti i nostri Pokémon si fanno minimo 3-4 livelli, e alcuni pure di più. Come vedete, Charizard all'inizio dello scorso episodio era forse al 40. Ed ora sta per arrivare al 46. Perfetto, abbiamo battuto anche l'ultimo apprendista del dojo. Andiamo a sfidare il capitano qui. Il maestro. Capitano, sì. Come se fossimo su una nave pirata. No dai ragazzi, ho detto nave pirata e mi è venuto in mente Pirati della Caraibi, che bella saga. Cioè, che belli i primi tre film, gli altri così così. Bello lo spread di Timon lì, davvero figo. E sembra davvero che si stia girando per tirare un calcio incredibile. Lui usa meditazione, quindi aumenta il suo attacco. Ma non gli servirà molto. E poi Hitmonchan. Lasciamo Pidgeot. E andiamo di volo di nuovo. Ottimo, ragazzi, abbiamo one shottato tutti i Pokémon del dojo. Pidgeot si è fatto due livelli. Questi due livelli che non fanno male. Ok, poi potremmo prendere uno di quei Pokémon lì dietro, ma come vi dicevo non ci interessa farlo. Andiamo direttamente invece nella palestra. Eccoci qui. E come avevo detto anche già l'altra volta, nella palestra di Zafferanopoli basta andare sempre in una direzione, essenzialmente. Andate sempre in una direzione e arriverete alla fine. Basta non cambiare direzione, andate sempre in orizzontale oppure in verticale. Andiamo di volo su Slowpoke. Poi devo cambiare Pokémon davanti. Ovviamente in questa palestra il buon Venusaur sarà abbastanza inutilizzabile. Poi chi manda un altro Slowpoke? Cambia un Pokémon. Oddio, contro Slowpoke invece possiamo tranquillamente mandare Venusaur, che li one shotterà tutti con Foglie Lama. Sempre se non fallisce, appunto, stupido Venusaur. Ok, ha fallito anche Slowpoke, fortunatamente.
Pokémon di Slowbro. Lasciamo tranquillamente Venusaur. Gigante lo sprite di Slowbro. Guardate quanto danno fa Foglie Lama. Fortissima come mossa. Mi sono distratto, eh? Eh sì, si è distratto. Allora, mandiamo davanti. Direi di mandare davanti. Charizard. Per fargli fare quest'ultimo livello. Dai, facciamogli fare l'ultimo livello. Sfidiamo questa tipa. E andiamo di Azza, però contro Gastly effettivamente non è proprio la scelta adatta a mandare Charizard, dato che non può usare lacerazione, che è la sua mossa più forte. Però finalmente Charizard si fa il livello 46 ed ora impara lanciafiamme. Assolutamente sì. Assolutamente sì, e via braciere. Ma mi faccia il braciere, guarda qua, via. Ok, ed ora proviamolo subito. Proviamo subito questo lanciafiamme mettendolo come prima mossa, dato che verrà usata spesso, e come seconda mossa lacerazione. Ecco fatto. Andiamo di lanciafiamme. E mi sa che qua, ragazzi, non c'è trippa per gatti. Charizard one shotterà tutto e tutti. Allora, contro invece Haunter direi di mandare... Blastoise. Facciamogli fare un qualche livellino anche a Blastoise. Con Surf. Ok, non lo one shot, ma va bene. L'importante è che non mi paralizzi. Fortunatamente non mi ha paralizzato. Qui avrei potuto usare anche Bolo Raggio, effettivamente. Ed anche il secondo allenatore della palestra di Sabrina è andato. Qui ce ne dovrebbero essere 8 di allenatori. Allora, mettiamo davanti. Sapete che quasi quasi Pidgeot non è per niente male da tenere davanti in questa palestra? Facciamo fare un po' di livelli a lui. E quando capita, Pikachu, nel caso in cui ci fossero degli Slowpoke. O degli Slowbro. E sfidiamo anche lui. Il signor Psiche che manda in campo Kadabra. Andiamo di volo. Poi Slowpoke, appunto Slowpoke, mandiamo invece Pikachu. Anche se sarebbe più indicato mandare Venusaur che li one shotta. Pikachu non penso che riesca a one shottare Slowpoke con Fulmine. Perché non ha tantissime statistiche speciali e Slowpoke, d'altro canto, ha molte statistiche speciali. Qui abbiamo fatto brutto colpo, quindi non possiamo sapere se effettivamente l'abbiamo one-shottato. Proviamo anche a far combattere Pikachu contro Mr. Mime e usare il riduttore. Ok, si prende un po' di contraccolpo. E lui mette la barriera. La difesa di Mr. Mime aumenta. Adesso riusciamo a tirarlo giù comunque. No, peccato. Schermo luce, va bene. Però noi adesso andiamo di fulmine. Perfetto, Pokémon di Kadabra. Lasciamo Pikachu. E usiamo ancora il riduttore, che forse su di lui invece riusciamo a one-shottarlo. Perfetto, sì. Prendo un po' di contraccolpo, ma non è un problema. Non l'avevo previsto. Capita. Ok, proseguiamo. Altro allenatore e siamo al quarto. Manda in campo direttamente Slowbro, ok. Qua tocca sostituire un Pokémon, ma non so se mandare... Beh, mandiamo Venusaur. Se mi fa un attacco tipo psichico, amen, è andata così. Ok, non mi fa botto in testa, fortunatamente.
E noi andiamo di foglie lama. Addio Slowbro. Nessuno può resistere a foglie lama. Nessuno. Grrr. Eh sì, proprio grrr. Ok, proseguiamo. E siamo qui. Con un'altra psiche. Anzi no, con un'altra medium. Scusatemi, questa è una medium. E andiamo di volo. Forse contro Gastly sarebbe bastato anche attacco d'ala in realtà. Però vabbè, per non rischiare. Ecco, contro Haunter invece andiamo di volo direttamente. Tanto poi Pidgeot non lo utilizzeremo nella prossima palestra. È rimasto con un HP. Che culo. Andiamo di attacco d'ala perché attacco rapido non avrebbe effetto. Ok. E abbiamo battuto anche questa medium. Questo è il quinto, credo. Sì, dovrebbe essere il quinto. Ok, contro Mr. Mime andiamo di volo. Vediamo se riusciamo a one-shottarlo. Non si è potenziato la difesa. No, peccato. Ora si potenzia la difesa. Però noi andiamo di attacco rapido e dovrebbe bastare in teoria. Per l'appunto. Poi manda Kadabra, si cambia un Pokémon e mandiamo Pikachu ancora col riduttore. Vai, riduttore. No, è rimasto con un HP. Ora me lo shotta. No, fortunatamente si è ripresa. E allora noi andiamo ancora a di riduttore. E Pikachu sale a livello 41. Buono. Cerca di imparare tuono. Allora, non penso di farlo imparare tuono, sinceramente. Perché è molto meglio fulmine. Diciamoci la verità. Ok, ora si continua e si va a sfidare anche questa medium. Do una curetta al mio buon Pikachu. Ecco qua, una iperpozione. Beh, un po' sprecata una iperpozione su Pikachu, però è giusto anche far così. Poi sostituiamo invece il primo Pokémon, siamo contro una medium. Manderei Snorlax con Terremoto, sapete? Snorlax con terremoto non è niente male. Andiamo di terremoto per l'appunto. Le altre mosse o avrebbero poco effetto come fulmine oppure non avrebbero proprio effetto. Purtroppo mi ha confuso, però Snorlax usa comunque terremoto. E mi sa che qui Haunter ci saluta, eh. È vero che non è stab terremoto, ma Snorlax ha un attacco che è fuori dal mondo. Ah, è pure super efficace? Cosa? Perché dovrebbe essere super efficace contro Spettro? Questa cosa è davvero strana. Ok, ha detto già sfidata. Proseguiamo allora. Anche a te. Pure a te, non è che sto tornando indietro, vero? Anche a te. Ok, siamo arrivati alla Sabrina. Direi di andare subito a sfidare Sabrina direttamente con Snorlax. Ho avuto la visione del tuo arrivo. Anche da bambina avevo poteri paranormali. Prima ho imparato a piegare i cucchiai col pensiero. Odio lottare, ma se vuoi ti mostrerò i miei poteri. Vai. Allora, forse a lei hanno modificato la squadra? Per farla combaciare con quella dell'anime. Vediamo, eh. Infatti ha un'Abra. Pokémon che non aveva in Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia, da quello che ricordo. Ok, mi diminuisce la precisione. Inizia già ad essere stronzo, sto qui. Andiamo di terremoto.
E il primo Pokémon è andato. Snorlax sale anche a livello 40, ottimo. Kadabra, lasciamo Snorlax. E andiamo di forza. Kadabra usa ripresa a caso. E credo che forza basti per tirarlo giù, anche se è 10 livelli sopra. Appunto. E Alakazam, stessa cosa. Carino lo sprite nuovo di Alakazam. Usa difesa X, attenzione. Cerca di andare di strategia. Snorlax fallisce anche, giusto così. Ok, Psichico mi farà male. Fortunatamente non troppo. Cioè, mi ha fatto sì, tanto male. Però non così tanto come avrebbe potuto fare. Andiamo di Body Slam che magari lo paralizziamo. Paralizzarlo non sarebbe male, eh. Oh, attenzione, detto fatto. E Snorlax tira giù. No, non lo tira giù, peccato. Pensavo lo tirasse giù, invece era un roll alto, allora quello che ho fatto prima. Seconda, non mi ha fatto nulla. Beh, GG. Andiamo di forza. E Snorlax da solo ha tirato giù tutto il team di Sabrina, praticamente, di 10 livelli sopra. Ok, non ci credo, ma non nego la disfatta. Non mi sono data molto da fare per vincere. Ti conferisco la medaglia Palude. Perfetto. Con la medaglia Palude tutti i Pokémon fino a livello 70 ti obbediranno. Quelli più forti ignoreranno gli ordini in battaglia. Non allenare troppo i tuoi Pokémon. Aspetta, prendi questa MT. Seconda, quella con cui mi ha fatto 0 danni, grazie. Usa potenti onde psichiche per arrecare danni. Ok, a questo punto possiamo uscire dalla palestra. Rifacendo tutto all'indietro. Ecco qui. E andare direttamente alla palestra di Smeraldopoli. Eccoci qua. A questo punto voliamo. Voliamo immediatamente. Volo. A Smeraldopoli. Ci diamo una curata ai Pokémon. E allora, in questa palestra userò prevalentemente Venusaur e Blastoise. I Pokémon che non ho usato molto né nella Sylph né nella palestra di Zafferanopoli. Quindi anche loro probabilmente in questa palestra si faranno un paio di livelli. Allora, mettiamo davanti Blastoise. E come backup Venusaur. Eccolo qui. Useremo loro due. In caso qualcosa vada storto, abbiamo anche Snorlax volendo. Mentre Charizard, Pikachu e Pidgeot non sono proprio indicati per questa palestra. Proseguiamo. Ora dovrebbe essere aperta. Esattamente. E si entra. Allora, piano piano si sfidano tutti gli allenatori qui. Ecco qua. Mi faccio venire un po' di mal di mare, scusatemi, però. Vai, questo è il re dei karate. Ah, questo Pokémon è tipo lotta, allora. Dovremmo mandare Pidgeot, in realtà, non Snorlax. Cioè, non Blastoise. Infatti, ama Machoke. Beh, combattiamolo comunque, eh. Andiamo di Surf. E poi cambiamo Pidgeot. Tanto Surf dovrebbe fargli male lo stesso, non ha molta difesa speciale lui. E infatti brutto colpo e lo one shot a grandissimo Blastoise. Poi Machop, vai, cambiamo Pokémon a questo punto e mandiamo il buon Pidgeot. Sì, questo è palesemente un infiltrato comunque, cioè qualcuno che con i Pokémon di tipo lotta si è infiltrato nella palestra di tipo terra. A casissimo. Ok, tirato giù anche Machop. E Pidgeot sale a livello 43, buono. E Machoke, continuiamo con Pidgeot. Volo. Vediamo se basta. Attenzione, Pidgeot
Ha sviluppato un gran bell'attacco, eh? Ai ai, eh sì, ai ai, assolutamente. Ora torniamo di qui e torniamo giù. Piano piano, eh? Con i suoi tempi il gioco. Ok. Vai, sfidiamo questi tre allenatori. Sperando che loro non abbiano Pokémon di tipo lotta, ma di tipo terra. Ok, forse tu hai di Pokémon tipo veleno addirittura. No, che è Sandslash. Buono. Andiamo di Surf. E non penso che Sandslash possa resistere ad un Surf. Per l'appunto. Blastoise sale a livello 42, ottimo. E cerca di imparare Capocciata. Ma no. Cosa potrei togliergli? Potrei togliergli colpo coda, ma. Ma sapete che colpo coda è comunque molto più utile di capocciata, no? Sì, via. E Dugtrio. Cambiamo e mandiamo invece Venusaur che deve farsi un paio di livelli. E andiamo di foglia lama. Ok, Dugtrio è più veloce. Questo c'è da tenerlo in conto. Fa brutto colpo, ma va bene così. Abbiamo visto che le mosse che hanno più probabilità di fare brutto colpo praticamente lo fanno quasi al 100%, come appunto Foglia Lama qui. E Venusaur sale a livello 41, buono. E sfidiamo anche lui. Il cintura nera. Rimane in campo Machop. Mannaggia loro con Machop. Andiamo di Surf, sperando di buttarlo giù comunque in un colpo. Allora, è Stab. Machop non ha difesa speciale. Ci può stare, infatti. Poi chi mandi? Machoke. Vai, Pidgeot è tutto tuo. Dov'è? Mio Pidgeot qui. Volo. No, è rimasto con un HP, anzi più di un HP. Ok, colpo basso, ne ho fatto tantissimo, anche perché era un brutto colpo quello. Andiamo di attacco rapido. Brutto colpo, ecco, quando non serviva ovviamente. Ok, abbiamo battuto anche questo cintura nera, un altro infiltrato. E sfidiamo anche lui, questo tizio con i capelli verdi. Un altro domatore che manda in campo Rayorn, bello. E andiamo di surf. Danno 4 per, penso, quindi a casa Rayorn. Poi andiamo a sfidare questo qui sopra, dopo aver preso anche questo strumento, che è un revitalizzante, così, a piacere, potrebbe servire. Ok, Fantallenatore, che manda in campo anche lui Rayorn, un altro Pokémon che potremmo tirare giù con Surf, forse addirittura anche con Bollaraggio, però non rischiamo, usiamo Surf e via. Vi ricordo la puntata del tunnel roccioso in cui ho detto, ma vediamo se con Ball riusciamo a tirar giù questo Geodude e poi le cose sono precipitate in una maniera incredibile. Allora, possiamo proseguire direttamente da qui perché abbiamo battuto questo allenatore, quindi possiamo sfidare lui. Vai. Che manda in campo Nidorino, quindi lui è un Pokémon di tipo veleno effettivamente. Andremo di Surf. Non penso che riusciremo a one-shottare questo Pokémon, però sicuramente con due colpi lo uccidiamo. Infatti. Ma sa che non mi avveleni perché è solamente una rottura di balle. Ecco, bravo, mi ha avvelenato. Allora, andiamo di Bollaraggio e poi sostituiremo Blastoise con qualcun altro.
Nidoking, sì, sostituiamoti e mandiamo invece. Mandiamo Snorlax con terremoto. Ok, molto bello lo spread di Nidoking, bello grasso. Allora, terremoto. Doppio calcio, Hatz fa malissimo, super efficace. Ah, è pure brutto colpo. Vabbè, questo è culo, ragazzi. Se me lo fa 5 volte, sono morto. Ok, fortunatamente solo 2 mi ha colpito. Terremoto dovrebbe essere super efficace. Però non muore, attenzione. Andiamo ancora di forza, allora. Doppio calcio, se non fa ancora brutto colpo, magari è meglio, appunto. Come vedete, fa molto meno danno. E lo possiamo reggere. Buono. Ok, lui aveva solo questo Nidorino e Nidoking, giustamente. Allora, strumenti. Diamoci una curatina. Prima di tutto, cura totale su Blastoise. E una iperpozione su Snorlax. Ma no, dai, non penso che lo useremo ancora in questa palestra. A questo punto andiamo a prendere anche l'allenatore che c'è lì sotto. Ci siamo dimenticati di prendere. Passando di qui. No, di qui. Sai che ce ne sono altri due, eh? Forse ce n'è uno anche qui nell'angolo. Eccolo, infatti. Sì, ce ne sono altri due da far fuori. Altre due sacche di esperienza da prendere. Ecco cosa sono questi allenatori per me. Ok, Arbok. Andiamo di surf di nuovo. Anche questo non penso che lo one-shotteremo, ma due colpi e va via. Ok, stridio mi ha fatto. Noi andiamo di volaraggio. Brutto colpo, ovviamente quando non serve. Blastoise però sale a livello 43, bene. E poi mandano in campo Tauros. Bene, mandiamo in campo allora noi il nostro Venusaur, che deve farsi un po' di livelli. E andiamo di foglie lama. Sappiamo che è un brutto colpo garantito, eh. Vediamo quanto danno fa effettivamente questa mossa senza contare il super efficacia. Cioè la super efficacia. Fa parecchio danno, ragazzi. Parecchio danno. Ok. Abbiamo tirato giù anche Tauros. E voilà, frustata, no, foglie lama t'ho fatto, non frustata. Ora andiamo su di qui. E sfidiamo anche questo allenatore. Che è l'ultimo prima del capo palestra. Oh, un'altra cintura nera, ok. Quindi anche qui si va di surf. Sperando di fare un brutto colpo di primo turno, così almeno ce lo leviamo dalle balle, subito. Vediamo, no, non ha fatto brutto colpo, peccato. Però a questo punto basta anche solo un bollaraggio. Perfetto. Ai ai, ai ai sì. Allora, scendiamo da qui. Torniamo indietro da questa parte e andiamo direttamente a battere il capo palestra. Allora, ci siamo fatti questi altri due allenatori. Io contro il capo palestra metterei primo Venusaur. Eccolo qua. E andrei. Oh, no, passaggio bloccato di qua. Andiamo da questa parte. Eccoci qui. Salve Giovanni. Ehi là. Questo è il mio nascondiglio. Qui volevo ricostruire Team Rocket, anzi ricostituire, ma mi hai scovato di nuovo. Va bene allora, non mi tiro indietro questa volta. Ancora una volta dovrei affrontare il grande Giovanni! Beh, affronteremo il grande Giovanni. Che ti vuoi dire? Che ti devo dire? Che vuoi che io ti dica? Ma nel campo il buon Ductrio? A livello 50. Non ci vanno piano con i livelli loro, eh? Terremoto potrebbe farmi molto male. Potrebbe fare molto male al mio Venusaur. Fortunatamente. Ah, era pure super efficace. Ah, perché è vero, è erba veleno. Giustamente.
Facciamogli una bella foglia lama, che lo one shot sicuro. Ok, poi manda Persian. Sì, cambiamo Pokémon contro Persian. E direi di mandare Charizard. Un secondino, solamente per tankare un attimo e farmi dare una super, una iper pozione. Dov'è qua? Iper pozione a Venusaur, che poi voglio rimandare in campo. Perché deve prendersi un po' di esperienza. Doppio team? Ah no, se inizia a fare doppio team è un casino. Quindi cerchiamo di tirarlo giù il prima possibile. Lancia fiamme. Ok, sfuriato e come vedete Persian ha un bell'attacco, eh. Non è malissimo come Pokémon, cioè, oddio, è un Pokémon forte, parliamoci chiaro. Però se si mette già a fare doppio team e poi spamma sfuriate, se poi mi blocca un brutto colpo, sono problemi. Perché come vedete, con due sfuriate mi ha praticamente ucciso Charizard. Charizard che non riesce a fare una sega, cioè vi rendete conto? Charizard non riesce a fare una sega contro questo Persian. Altre sfuriate. Cinque colpi di sfuriate, mi ha praticamente tolto me metà vita a Charizard. Altro doppio team, mannaggia lui. Questo è un problema. Fortunatamente ha colpito col lanciafiamme, almeno uno gli è arrivato addosso. Dai, un altro lanciafiamme, forza. Perché davvero se inizia a fare doppio team qua è un casino, perché tutte le mosse inizieranno a fallire miseramente. Sì, però lui ha anche un po' di culo, cioè 5 volte, 4 volte. Sembra un po' troppo da sculata questa cosa. Ok, gli abbiamo tirato giù Persian. Ho dato a Nidoqueen, mandiamo invece Blastoise. Perché Nidoqueen è terra veleno. Quindi foglie lama non sarebbe super efficace in teoria. Mentre Surf, sì. E in teoria Nidoqueen non ha molte statistiche speciali, quindi lo sente questo Surf. Azz, a tuono. Mi sa che qua Blastoise ci saluta. O forse no, perché non è stab. Infatti, non mi ha fatto troppo danno perché giustamente non è stab. Fosse stata stab, sarebbe morto sicuro Blastoise. Perfetto, Nidoking, lasciamo Blastoise. Ora dovrebbe essersi anche attivata l'abilità di Blastoise, giusto? Acqua aiuto? No, qua mi sa che non c'è acqua aiuto che tenga. Addio Blastoise. Sei stato bravo. Allora, sì, però ha dei Pokémon leggermente overlivellati, posso dirlo? Ma proprio leggerissimamente, eh. Cioè, a livello 55, sono 15 livelli sopra, vorrei dire. Allora, iniziamo con Parassissena. Fatto che andare di un po' di strategia, eh. E poi Foglia Lama, che è un brutto colpo garantito. Oltre al danno del Parassissena, che sta lì a dar fastidio. Brutto colpo e non è molto efficace. Boh, non si sa bene per quale motivo. Ok. Dai, altro brutto colpo. E ci portiamo a casa questo Nidoking che si è messo a fare solamente Fulmi Sguardo. Non si sa bene per quale motivo. Mentre appena visto Blastoise, appena vi hanno visto Blastoise, cioè tuono, tuono, tuono in continuazione. Venusaur però sale a livello 42, ottimo. E ultimo Pokémon di Giovanni è Rhydon. Andiamo di Foglie Lama. Brutto colpo, danno forse 4 per addirittura. Quindi potremmo forse one shottarlo, eh. Vediamo. Esatto, brutto colpo one shottato e via. Un botto di punti per Venusaur. È stata una dura lotta e hai vinto tu. Come premio, ecco a te la medaglia terra. Ma grazie, Giovanni. Con la medaglia terra i Pokémon di ogni livello ti obbediranno. È la prova della tua abilità come allenatore di Pokémon. Con questa puoi entrare nella Lega Pokémon. È il mio regalo per la sfida con la Lega Pokémon. MT27, terremoto? No, abisso. Ok, non serve a nulla. L'ho inventata quando dirigevo questa palestra molto tempo fa. Pure inventore, Giovanni. Allora, a questo punto andiamo.
Prima di tutto a vendere Abisso perché non ci servirà mai nulla. Usciamo da qui. E anche Psiconda, cioè due MT che davvero non servono a niente in questo momento. Quindi cerchiamo il market, che è quello qui. Il primissimo market, quello dove ricevemmo il pacco da Oak. Siamo ritornati qui dopo tutto questo tempo. Allora, MT46 vendi. E MT27 vendi. Ok. Poi andiamo a darci un'occhiata ai Pokémon, giustamente, perché comunque la battaglia di Giovanni non era così semplice, eh? Cioè letteralmente c'erano i Pokémon in 15 livelli sopra. E avevano Nidoqueen e Nidoking con tuono, apposta per counterare coloro che avrebbero usato Pokémon di tipo acqua. Infame. Ok, a questo punto andiamo anche a sfidare Gary per concludere in bellezza l'episodio. Sapete che Gary è lì ad attenderci, no? Iniziando avanti Pikachu, dato che lui tecnicamente inizia con Firo. E andiamo. Anche perché Pikachu ora deve farsi un po' di livellini anche lui, eh? Allora, fortunatamente non abbiamo beccato Pokémon selvatici ed ecco Gary. Cosa? Glacial? Che sorpresa vederti qui! E così vai alla Lega Pokémon e hai anche tutte le medaglie, fantastico! Allora ti sfido, Glacial, in preparazione alla Lega Pokémon. Cominciamo, vai! Prepariamoci, una sfida che verrà rifatta di nuovo tra un paio di episodi, molto probabilmente. Ah, questa volta inizia con Sandslash, mi ha fregato! E allora mandiamo in campo Blastoise. Perché Venusaur potrebbe fare delle mosse di tipo terra e essere super efficace. Ok, no, usa comete. Dovrebbe farmi molto poco, appunto. E noi andiamo di surf. Addio, Sandslash. Poi, manda Execute. Tipo... Execute, non Executor? Beh, tipo erba, quindi... andiamo di Pidgeot. Non uso Charizard perché è già di livello molto alto, quindi non ha molto senso mettergli ancora punti esperienza. Andiamo di Pidgeot con volo. E facciamo una frittata. Ah, lui vuole usare solo il raggio? Sì. Quindi adesso riusciamo a one-shottarlo prima che lo faccia. No, peccato. Però non dovrebbe essere molto efficace, quindi dovremmo assorbirlo tranquillamente. Poi andiamo di attacco d'ala. E facciamo la frittata, effettivamente. Ecco fatto. Poi manda Ninetales, tipo fuoco. Contro il tipo fuoco manderemo di nuovo Blastoise. Molto bello Ninetales. Uno dei Pokémon più belli a livello di design che abbiano mai concepito. Peccato che non sia troppo forte a livello di statistiche. Ok, poi mi usa colpo coda. E allora noi andiamo di bolla raggio. Ok, classica tattica della CPU, colpo coda e attacco rapido con brutto colpo annesso. Che annulla il colpo coda, cioè è una cosa fantastica. Ok, Blastoise sale a livello 44. E Cloyster, contro Cloyster invece mandiamo di nuovo Pikachu. Quando possiamo, ragazzi, facciamo combattere Pikachu perché sta rimanendo indietro di livelli in una maniera allucinante. Andiamo di fulmine, dovrebbe fargli parecchio male, però non lo one shotta. Tenaglia mi farà malissimo. Appunto, pure brutto colpo. Ah, è un attacco di questo tipo? Ah. Addio Pikachu, non lo sapevo. Andiamo Venusaur allora. Non sapevo avesse quell'effetto Tenaglia, pensavo fosse tipo presa per dirvi no, cioè... Cose colpisce una volta, basta anche per il danno che mi aveva fatto. Ok, Venusaur sale a livello 43 e cerca di imparare crescita. Ma anche no. Cioè, guarda che mosse che hai. Cioè, cosa ti tolgo per crescita? Dai, su. Non fare il pirla, Venusaur. Kadabra, cambia un Pokémon. E qui si deve aver mandato Pikachu col riduttore. Ma non posso, quindi mandiamo Snorlax.
Snorlax con Body Slam. Ok, Psicoraggio, finché non mi confonde, non dovrebbe farmi troppo. Appunto. E addio, Calabra. Snorlax sale a livello 41, ottimo. Cerca di imparare il rafforzatore. Ma che mosse imparate, ragazzi? Ma tutto bene? Ma no, che non può imparare il rafforzatore. Ed infine Jolteon. Lasciamo Snorlax. E andiamo di terremoto. Non so se resisterà Snorlax ad un attacco di Jolteon. Però fortunatamente ho usato un'onda. Tanto siamo già più lenti di lui, quindi non cambia molto. Mentre il terremoto di Snorlax, Jolteon lo sentirà parecchio, eh. Infatti è quasi morto, praticamente. Andiamo poi di Body Slam. Tuono, questo forse ci sciotta. Perché anche stab, infatti. Addio, addio Snorlax, manderò in campo allora Venusaur. Con foglie lama. Ok, agilità non servirà molto a evitare la tua morte. Comunque questa volta è Gary ad avere i Pokémon Uberpower, eh. È Gary ad avere sia la Kazam che Jolteon, che sono due dei Pokémon Uberpower della prima generazione. Cosa? Mi sono solo distratto. Mi spiace, Gary. Mi ha fatto bene, sono pronto per la Lega Pokémon. Glacial, devi fare più allenamento. Ma questo lo sai. Me ne vado ora. Ci vediamo. Addio, Gary. A questo punto, ragazzi, io mi fermo qui perché questo episodio può finire qui. Tra questo e il prossimo episodio andrò a curarmi Pokémon così da averli direttamente pronti per affrontare la via vittoria. Io però vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!